Arma Saracini dell'84esimo battaglione Fanteria Venezia. Abbiamo tre esponenti che due hanno organizzato anche il raduno. Eros Cortese che addirittura viene da Bassano del Grappa. Esattamente. Che ricordi di questa caserma che adesso purtroppo è in uno stato fatiscente? Vederla così piange il cuore, sinceramente, però ho bei ricordi e specialmente oggi quando vedo che tanta gente è venuta qui, significa che questa caserma ha lasciato qualcosa, sicuramente. Gianni Verdolini, sei di Castelferretti, ma in molti abbiamo fatto il militare alla Saracini da queste località vicine. C'è tanta gente che viene da fuori, tanti con le famiglie, tanti con le mogli. È una bella cosa, no? Assolutamente, io sono stato qui nell'84 e ho dei bellissimi ricordi sia con i militari di truppa che con gli ufficiali, e posso dire che purtroppo questa è un'esperienza che oggi manca ai ragazzi. Quali sono i personaggi che ti ricordi con più piacere dell'anno di militare? A parte il comandante della mia compagnia che era Giuseppe Puglielli, il capitano Puglielli, poi ho visto che è appena arrivato il vice comandante del battaglione Cavallero e tanti altri, nonché il medico dell'infermeria Piero Bologna. Dicevi che ci sei stato un anno, ma è stato un anno comunque bello, intenso, pieno di ricordi e anche di licenze. Esatto, ci sono stato un anno, ho cominciato nell'83. Finito nell'84, tantissimi ricordi, ha detto bene Gianni, tra l'altro facevamo insieme anche parte della squadra di pallavolo, c'era Masciarelli, Andrea Anastasi, bei ricordi, ho fatto un'infermeria, io facevo un medico e quindi l'ho fatto in maniera soft. Diciamo così, Comandante Carlo Cavallero, che vuole essere chiamato Fante, però di ricordi di questa Fante caserma, Fante dell'84. dell'84, di questa caserma di ricordi ne ha tanti. 11 anni di ricordi, belli e brutti. Tra i belli quale mettiamo? I belli e le soddisfazioni, ecco, questo è. Quando qualcuno mi riconosce e dice si ricorda, io gioisco, ringiovanisco. Poi tanti colleghi che magari non ci sono più li ricordiamo volentieri perché erano brave persone. Purtroppo ogni tanto arrivano queste notizie di ragazzi, perché io li chiamo ragazzi perché erano tutti più giovani di me, e quindi e rivedo in quelle occasioni, rivedo tanti purtroppo i momenti brutti. Sindaca Signorini, è venuta al raduno anche lei dell'ex 84esimo Fanteria Venezia alla Saracini, in un luogo che dispiace, no, vedere così decadente, ma penso che sia bello ritrovarsi tra persone che qua hanno vissuto per diverso tempo. Sicuramente un'iniziativa che mi fa molto piacere perché in qualche modo la Saracini è simbolo di un'attività che è stata svolta nella nostra città, che ci ha visto riconoscere anche all'esterno, no, della nostra dimensione regionale, direi proprio a livello nazionale, il ruolo della caserma e quindi di conseguenza anche Falconara ha avuto modo di essere conosciuta. Tant'è che mi capita spesso, quando parlo di Falconara, di avere persone che la ricordano proprio per il fatto di aver trascorso qui il loro periodo del campo. E vorrei anche spendere una parola su quello che sarà il destino futuro dell'ex Saracini. Noi abbiamo fatto una convenzione con il demanio proprio per dare nuova vita e nuova prospettiva a questa struttura che potrà essere ritrovata
qualificata proprio nella funzione di luogo deputato a raccogliere la documentazione dei tribunali delle Marche.